Bella per Preziosi! Un applauso a Preziosi, ragazzi. Anzi, un applauso a Preziosi, ragazzi, per questo genio, genio tattico, genio sportivo, genio calcistico che è il presidente del Genoa. Perché sì, perché scusatemi un attimo, ci vuole veramente della testa, del genio per fare una cosa che nessuno avrebbe mai pensato si potesse mai riuscire a fare. Tu hai un allenatore che ti ha salvato le chiappe l'anno scorso che stavi per retrocedere in Serie B. Tu hai lo stesso allenatore che ti sta facendo faville durante l'anno successivo in Serie A. Tu hai il capocannoniere della Serie A che è Piontek, grazie alle giocate, che, è, eh, che ti fa appunto avere ballardini. E tu cosa fai? Alla primissima sconfitta contro una squadra del tuo livello, appunto. Non solo dici che la squadra contro cui ha giocato era scarsa perché tu pensi di avere il Real Madrid, no? Tu non solo dici che la squadra contro cui ha giocato era scarsa, ma dici anche che questa stessa persona non capisce un cacchio di calcio e cosa fai? Cosa fai? Lo sostituisci con quello che ti stava facendo retrocedere l'anno scorso. Genio! Questo è genio, ragazzi, ci vuole un genio a pensare una cosa del genere. E cosa succede poi? Il Genoa inizia a perdere, giustamente, ma come è normale che sia, perché dici? Devo pensare, come posso far sì che il Genoa possa cambiare rotta? Le sta vincendo tutte, come posso far. Chiamiamo di nuovo Juric, chiamiamo di nuovo, giustamente richiamiamo Juric che sta facendo bene. Devo chiudere la porta, ragazzi, che c'è il suonino del forno, che se no disturba e basta. Richiamiamo Juric, richiamiamo Juric. Juric va a giocare contro l'Inter, ragazzi, va a giocare contro l'Inter. E Prende 5 pere. <ride> ci sto che... Io non ho nulla contro i tifosi del Genoa, eh? tanto io so già che voi la pensate esattamente allo stesso modo mio. Cioè, non è nulla contro il tifo. Questo è proprio contro un presidente che ha una scelta scellerata, geniale per quanto scellerata. Veramente ci vuole dell'ingegno. Questo è peggio del, del presidente della Longobarda che vendeva tutti i suoi campioni per un quarto di uno e un quarto di un altro perché veramente ci vuole del genio per pensare a una cosa simile, no? Cioè, 5-0 contro l'Inter. Andando a San Siro, che ci sta, vabbè, perdere contro l'Inter, però andare a San Siro giocando su alti, con la difesa alta, il centrocampo alto, come se nulla fosse. La vai a giocare, no, contro l'Inter, perché appunto si pensa ancora che il Genoa fosse il Real Madrid. Quindi pensiamo che il Genoa sia il Real Madrid, no? Ok, va benissimo. Pionte che da quando c'è Iuric ha smesso di segnare. Addirittura in panchina oggi. Ro cioè robe ragazzi robe cioè io se fossi un tifoso del giorno in questo momento sarei un incazzato ci sarebbero sfoghi su sfoghi su youtube se ci fossero dei youtuber genuani perché è veramente è una cosa inammissibile è una roba assurda una roba assurda si sono mangiati le mani da soli da soli ragazzi da soli ma ci vuole veramente della testa per andare a perdere 5 gol contro l'Inter con la doppietta di Gaiardini, i gol di Joao Mario e di Nainggolan. Cioè, ha soltanto Politano l'attaccante, ha fatto la doppietta, tre centrocampisti aveva l'Inter, ha fatto la doppietta Gaiardini, Nainggolan e Joao Mario. Cioè, già soltanto riusciva a far segnare a João Mario, fagli di... Prendere, diciamo, la statuina di migliore in campo, Joao Mario, lo stesso giocatore dell'anno scorso, eh, Joao Mario di due anni fa, Joao Mario, Joao che adesso però devo ammettere che sta giocando bene, eh, in generale anche la scorsa partita ha giocato bene, però, cioè, si svegliano i mordi, i zombie, cioè, no, veramente, ragazzi, Una... ragazzi, tutti insieme, in coro, un applauso preziosi!